Come giudica la penetrazione musulmana? Cioè, è gestita o non gestita, secondo lei, in Io Italia? non vorrei affrontare il problema solo da un punto di vista musulmano, lo allargherei al problema Ok, va immigrazione. bene. Credo che fra 20 anni la nostra società sarà diversa, sarà un'altra Italia, sarà un'Italia multiculturale e i giovani si dovranno confrontare con gli immigrati di oggi e i nuovi cittadini di domani. Questi nuovi cittadini devono imparare la nostra lingua, le nostre regole, diritti, dovere, la nostra cultura per integrarsi, altrimenti finiamo come certi ghetti a Granada, ero poco tempo fa in Spagna, usano pure il denaro magrebino, cioè non esiste creare i ghetti, bisogna cercare l'integrazione. Come va fatta? Va fatta imparando le regole e prima di tutto la lingua. Non ci si può integrare in una nuova cultura, in un nuovo mondo senza conoscere primis la lingua. E poi la cultura di dove ci si trova. Come si fa a stare in Italia senza parlare l'italiano e sapere che cos'è l'Italia, qual è la storia del nostro paese? Quindi, per tornare, ci confronteremo con una società diversa e multiculturale. Questa può essere una grande risorsa se i giovani saranno pronti, anche i giovani italiani, e se metteranno davanti il merito, perché se i giovani non metteranno più davanti il merito, cosa che è una parola dimenticata nella nostra società, non ce la faranno ad andare avanti. Saranno gli stranieri nuovi cittadini italiani ad avere la migliore, perché loro il merito l'avranno imparato per strada.